Boban Kovac, chiediamo subito dopo la partita a caldo se è soddisfatto della prestazione dei suoi oggi. Sì, sono soddisfatto perché penso che contro una buona squadra abbiamo giocato un buon pallavolo, anche quando loro cercavano di cambiare qualcosa, specialmente nel primo set, noi siamo stati bravissimi e non li abbiamo permesso, abbiamo giocato molto bene, e, bravi i miei ragazzi. Una Ravenna che si è presentata qui al Palo Evangelisti molto agguerrita, nel primo set si è visto che voleva giocare davvero punto a punto come ha fatto d'altronde con Piacenza, ma come si diceva non gliel'avete permesso e poi avete allungato, da lì in poi è stata una partita in discesa. Sì, loro arrivavano da un momento molto buono, anche quando hanno perso mercoledì contro Piacenza avevano tutte carte in regola di vincere quella partita, hanno perso tutti i set a vantaggi e hanno giocato molto bene. Stasera loro pensavano di fare qualcosa di più, ma il nostro lavoro battuto muro difesa, contrattacco è stato grandissimo, siamo stati veramente bravi. E lì abbiamo messo difficoltà. Io penso che possiamo giocare ancora meglio e che questa cosa viene sabato prossimo contro Macerata. Parliamo proprio di sabato prossimo, qui in città c'è una grande attesa per questo evento, più di 200 tifosi mobilitati alla volta di Bologna, dunque un affetto che monta sempre più nei confronti della Sirzafeti, un affetto che potrebbe sfociare in una grande gioia. Quali sono le sensazioni alla vigilia di questa Final Four, la prima, ricordiamo, di Perugia in Coppa Italia? Ma noi andiamo lì di affrontare squadra che doveva essere quella che ammazza campionato. Cosa buona, l'ultima partita contro di loro abbiamo vinto noi, è vero che 3-2 è tutto, ma siamo stati bravi a vincere, che significa? Che abbiamo le carte in regola di giocare una grande semifinale, dopodiché sempre loro hanno tanti buoni giocatori, tanta qualità e in questo momento loro sono favoriti, dopo quando si entra in campo è un'altra cosa. Vi dico che secondo me noi abbiamo più fame di loro per fare qualcosa importante e questo deve essere un'arma in più. Per quanto riguarda il campionato ci sono rimaste ormai due partite per voi, più 6, almeno più 6 da Trento, quindi se dovesse perdere un unico punto a Trento sarebbe matematico terzo posto per voi. Ma vi dico, guardiamo partita per partita, adesso è sabato, vedremo, dopo c'è difficoltà in campionato, squadra Trento, buona squadra che ha avuto questo calo per i problemi fisici e noi non abbiamo mollato, campionato è molto equilibrato, vedete anche voi questa cosa, noi dobbiamo essere costanti, di lavorare sempre con tanta umiltà e di cercare di fare sempre, diciamo, una buona prestazione, perché quando giochiamo bene non c'è per nessuno. Grazie a Boban Kovac.